suo nome evoca ricordi molto vividi per gli appassionati, se ne parlava da qualche anno e ora finalmente, eccola qua signore e signori, la Moto Guzzi Stelvio. Assemblata ovviamente a Mandello dell'Areo, ma il progetto è frutto del know-how di Noale. Questo però non vuol dire che la Stelvio è un'Aprilia camuffata, assolutamente. Gruppo Piaggio ci tengono a specificare che questa è una Moto Guzzi al 100%. Il motore è il V-Twin Compact Block, si tratta di un bicilindrico a V trasversale di 90 gradi con raffreddamento a liquido e distribuzione doppio albero a camme in testa, con bilanciere a dito e 4 valvole per cilindro. La cilindrata è di 1042 cm cubi, la potenza massima dichiarata di 115 cavalli a 8700 giri. La coppia invece è di 105 Nm a 6750 giri. La Stelvio monta un inedito telaio in traliccio in tubi d'acciaio accoppiato a un bel forcellone monobraccio in alluminio. Di livello le sospensioni, forcella con steli da 46 mm, ovviamente completamente regolabile, così come il monoammortizzatore posizionato in maniera laterale. Il serbatoio ha una capacità di 21 litri che dovrebbero garantire 400 km di autonomia. Ad aumentare la sua propensione al viaggio troviamo il parabrezza regolabile elettricamente e la ruota da 19 pollici a cerchi tangenziali che monta gomme tubeless. Ovviamente completissimo il capitolo tecnologia, dove c'è praticamente tutto, dalle cornering lights al cruise control, all'ABS cornering, al controllo di trazione. La centralina di controllo Marelli 11MP è una piattaforma iniziale a 6 assi. I riding mode ovviamente sono 5, turismo, pioggia, strada, sport e off-road. Stelvio è inoltre la prima moto ad essere equipaggiata con il sistema PFF Rider Assistance Solution, offerto come optional. È un'innovativa piattaforma di assistenza alla guida basata su tecnologia Imaging Radar 4D sviluppata da Piaggio Fast Forward, la società specializzata in robotica con sede a Boston e fondata nel 2015 dal gruppo Piaggio. Si tratta della prima volta che questo tipo di sistema viene implementato su una moto. Tiene anche conto dell'angolo di piega. Questo rispetto ai sistemi tradizionali porta un enorme vantaggio, perché praticamente non viene influenzato né dalle condizioni ambientali né dalla visibilità. La Moto Guzzi Stelvio sarà disponibile in due colorazioni, questo bel giallo savana e nero opaco, a partire dai primi mesi del 2024, ma non andate via, perché in Guzzi non è solo questa la crossover disponibile, c'è un'altra, ma per lei lascio la parola al mio collega Andrea. E sì, in effetti Massimo, la Stelvio è sicuramente tanta roba, ma sarà sicuramente anche piuttosto cara o comunque alla portata delle mie tasche. Non così la VO85, che in effetti al momento viene via con 12.000 euro e probabilmente il prezzo di questo modelliere 2024 non sarà tanto distante. Quali sono le novità della crossover media di Guzzi? Beh, soprattutto nel motore. Il bicilindrico fronte marcia raffreddato d'aria a due valvole è dotato finalmente di distribuzione variabile. Cosa significa? Più spinta a tutti i regimi e anche un incremento di potenza che passa da 75 a 80 cavalli. E si arricchisce anche la dotazione elettronica. Infatti arriva una piattaforma inerziale a 6 assi che permette di avere controllo di trazione e acceleratore cornering, cioè che funzionano anche a moto piegata. C'è anche un'altra novità, e ci sono seduto qui sopra, perché è la versione strada della V85. Già il nome vi chiarisce qual è la sua vocazione, decisamente da asfalto. Infatti i cerchi rimangono a 19-17, ma sono in lega, quindi quanto di meglio per l'utilizzo su un bel passo di montagna per divertirsi. Permettono anche di risparmiare un po' di peso, infatti cerchi in lega è anche una dotazione un po' più semplificata, per esempio non ci sono i paramani. Portano la bilancia a 226 kg, quando la versione TT ne pesa 230, la Travel, che ha di serie di tutti e di più anche le valigie, siamo a 243. Sempre la sua vocazione stradale porta anche ad avere solo, si fa per dire, tre riding mode, road, rain e sport. Non c'è l'off-road, che invece è di serie sulle versioni TT e Travel. Allora voi cosa preferite, la V85 strada o le TT o la Stelvio? Ditecelo un po' nei commenti qui sotto. Ciao!